Bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Telecattolica. Riaperta da questa mattina la galleria Passo del Lupo, collocata sulla statale 17 che unisce la nostra provincia al Molise, Campania, e che conduce a Roma. La galleria sottoposta a lavori è stata riaperta su richiesta del sindaco di Volturino Antonio Santacroce, che ha riportato i numerosi disagi degli automobilisti agli organi competenti. Da febbraio scorso, però, a causa della caduta di alcuni calcinati, la galleria era stata nuovamente chiusa al traffico. Grazie alle insistenze di Santacroce e di altri rappresentanti del territorio, ANAS, l'impresa che ha eseguito i lavori, hanno operato sia di giorno che nelle ore notturne, accelerando così i tempi di riapertura. Si è inaugurato l'anno accademico 2018-2019 dell'Università di Foggia. Il rettore Maurizio Ricci ha tracciato il bilancio non solo del suo mandato, ma anche per quanto riguarda gli ottimi risultati raggiunti nei 20 anni dell'Università foggiana. Presenti autorità civili, militari e tanti studenti. Ricci termina il suo mandato proprio con questa inaugurazione. Infatti a ottobre scadrà il suo mandato definitivamente e non ci sarà un Ricci bis, ma sentiamo le parole del rettore. Allora, tutto nella vita è migliorabile ovviamente, però il bilancio mi sembra ampiamente positivo, nel senso che abbiamo una università molto ben posizionata sul piano della ricerca scientifica, un'offerta didattica di qualità non soltanto dal punto di vista culturale e scientifico, ma anche molto attento alla occupabilità delle nostre laureate e dei nostri laureati, e finora in 20 anni ne abbiamo laureati oltre 23.000, che è un numero significativo. Una università che si è sviluppata moltissimo sul piano dell'internazionalizzazione, siamo per la mobilità Erasmus, siamo noni, decimi a livello nazionale, eravamo gli ultimi posti, abbiamo sviluppato la mobilità del personale docente tecnico-amministrativo anche sotto questo profilo. Mi piace anche sottolineare l'attività molto forte che abbiamo fatto sul piano dell'orientamento sia in ingresso e i nostri open day. Rispetto al 2014, in cui abbiamo incominciato, quest'anno abbiamo triplicato il numero delle presenze, ma mi piace sottolineare soprattutto il placement in uscita e l'eccezionale successo ottenuto lo scorso anno con il Salone del Lavoro. Noi siamo un'università con poco più di 10.000 studenti, lo scorso anno ci sono stati 7.000 colloqui di selezione, oltre 250 offerte di impiego, che è un risultato importante dovunque, ma mi pare in questo territorio ancora più importante. Con i conti in ordine, questo è l'altro elemento estremamente importante da sottolineare, e ulteriore profilo che mi piace veramente rafforzare, una università molto attenta sul tema della legalità. Non c'è cultura se non c'è legalità, e io aggiungo, non c'è cultura se non c'è legalità e se non c'è lavoro, ecco perché è un trittico sul quale noi ci stiamo ovviamente lanciando, partendo appunto dal presupposto che è fondamentale che l'università, ma tutte le forze sane del territorio, svolgano un'azione di fortissima sensibilizzazione. Questo territorio è un territorio che, come è noto, presenta alcune criticità sotto questo versante. Noi dobbiamo contribuire sulla sensibilizzazione proprio sul tema della cultura della legalità e sulla trasparenza e sulla nostra azione, aiutando quindi in concreto quella che è stata l'azione che stanno svolgendo in modo molto proficuo ovviamente la prefettura, la procura e le forze dell'ordine. Ci sarà un Ricci bis? No, Ricci bis no. L'attuale mandato, come è noto per legge, è unico, quindi non c'è un Ricci bis. Penso che sia anche importante il principio di rotazione delle cariche. Tutto qui. Il ministro Bussetti a Foggia, presente anche egli all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università, ha elogiato gli sforzi fatti in questi anni. Siete una realtà vitale e determinata, un onore essere qui, queste le parole del ministro, che ha anche annunciato ulteriori fondi per le università italiane. Vediamo. Si complimenta con questo giovane Ateneo. Scusi? Si complimenta con questo giovane Ateneo. Certo, e con tutte le nostre università, perché credetemi, l'impegno che viene così prodotto e messo da parte dei nostri docenti, da parte dei nostri rettori, di tutto il personale amministrativo, è sempre finalizzato al bene dei nostri studenti. Questa è una realtà che anche dà prova di una progettazione, di un'attenzione verso i bisogni dei territori
e legata della, in sinergia con le istituzioni locali. È cambiato il test di medicina, c'è una forte carenza di medici, soprattutto in questo territorio, eppure c'è qualcuno che chiede di annullarlo il test d'ingresso. Beh, poi mi deve dire come possiamo selezionarli, quindi deve anche fare una proposta a questo punto di vista. Io comprendo perfettamente, l'ideale sarebbe aprire completamente e eliminare il numero chiuso, ma in questo momento sapete ci sono dei problemi anche di ordine strutturale e organizzativo che hanno indotto anni fa a procedere in tal senso. Per questo, ripeto, la sua domanda era più che le altre volte la carenza di medici, ma non si scopre oggi. Penso che si sa da diversi anni, però non si è mai intervenuto. Noi aumentiamo la platea del 30% in un anno e allineiamo le borse di studio col numero di laureati. In 8 mesi mi sembra già un bel passo avanti. Una domanda velocissima, questa università giovanissima è arrivata ad essere la seconda università per numero di iscritti e soprattutto per l'innovazione internazionale. Qui dalla Puglia ci stanno anche la prima struttura per la validazione e certificazione nazionale delle competenze ed è importante questo Sud con un sottosegretario anche che ha creato una scuola tutta innovativa per creare uno sviluppo in Italia basato sulle competenze. Le competenze sono sicuramente un fatto importante, utile perché uniscono i saperi al fare, però quello che io tengo sempre a ricordare che è più importante per i nostri studenti, i nostri ragazzi, è lavorare sulle attitudini, cioè sapere leggersi dentro, e per questo il lavoro che i docenti fanno in campo dell'orientamento è importante perché poi produce chiaramente dei benefici rispetto anche a una diminuzione dell'abbandono e della dispersione. Sull'edilizia scolastica, sull'edilizia universitaria, uno sforzo in più le hanno chiesto? Beh, ma guardate che abbiamo già per l'edilizia messo a disposizione 7 miliardi, altri 2 miliardi e mezzo arriveranno, ma questo mi sembrano già dei segnali, ma siccome delle iniziative importanti, e il governo ha molta attenzione da questo punto di vista, tutto l'impegno che stiamo mettendo per quanto riguarda sia l'istruzione, l'università e la ricerca. Il mosaico di San Severo è presente il 3-4 aprile alla 7ª Rassegna Urbanistica Nazionale RUN 2019, Mosaico Italia, che si tiene a Riva del Garda nell'ambito del 30° congresso dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. All'importante mostra delle maggiori esperienze italiane nel campo della pianificazione territoriale dell'urbanistica sono esposti anche 15 pannelli predisposti dai professionisti del laboratorio di progettazione Il Mosaico di San Severo, che sintetizzano il percorso di sperimentazione portato avanti dal Comune di San Severo in sinergia con la Regione Puglia a partire dal settembre 2015 e proseguito con continuità negli anni successivi. Il Mosaico di San Severo è già presente anche nella galleria online della Rassegna Urbanistica Nazionale, che costituisce una vetrina delle più rilevanti esperienze urbanistiche italiane degli ultimi anni. Sono stati avviati gli iter autorizzativi per le tratte ferroviarie Irpinia-Orsara e Orsara-Bovino. Il servizio. Dopo l'aggiudicazione pochi giorni fa della gara per la tratta Apice-Irpinia è stato assegnato anche l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la tratta Frasso-Telesino-Telese, primo dei due lotti funzionali della tratta Frasso-Telesino-Vitulano. La gara è stata assegnata da Rete Ferroviaria Italiana ad un raggruppamento temporaneo di imprese per un valore di circa 230 milioni di euro. I lavori riguarderanno la nuova sede ferroviaria le opere civili connesse, l'armamento ferroviario, la trazione elettrica e le sottostazioni elettriche per l'alimentazione dei treni. Sui tratti Napoli-Cancello e Cancello-Frasso i lavori sono stati già consegnati alle imprese aggiudicatarie. È stata inoltre ultimata la progettazione definitiva e sono stati avviati i relativi iter autorizzativi per le tratte Irpinia-Orsara e Orsara-Bovino. I bandi di gara relativi agli ultimi lotti rimanenti saranno pubblicati entro il 2020. La nuova linea Napoli-Bari, dal costo complessivo stimato di circa 6,2 miliardi di euro, ha ottenuto di recente il massimo livello di certificazione di sostenibilità. Nel 2026, alla conclusione dei lavori, sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore e fino a Roma in 3 ore. Successo per la 4ª edizione del concorso lirico internazionale Andrea Chenier. Sentiamo i dettagli.
Si è tenuta al Teatro Umberto Giordano di Foggia la serata di gala del quarto concorso lirico internazionale Andrea Chenier, organizzato dall'Associazione Musicale Insieme per la Lirica, presieduta da Massimiliano Guerrieri, direttore artistico Angela Rosa Ricco. Dal 1 al 3 aprile 57 cantanti provenienti da ogni parte del mondo si sono esibiti davanti ad una giuria di esperti. Dalla migliore voce femminile alla migliore esecuzione di un'aria giordaniana, tanti sono stati i premi offerti dai club che hanno collaborato al concorso: la Fondazione Musicale, Lions Club Giordano, Club UNESCO di Foggia, Club Sor Optimist International e Club Inner Wheel di Foggia. Il primo classificato di questa quarta edizione del concorso Andrea Chenier è stato Boskilov Bosidan, basso proveniente dalla Bulgaria. Sport, scherma a Caorle, dove si è disputata la seconda prova nazionale di qualificazione alle sei armi. La pugliese Martina Criscio è salita sul podio di sciabola femminile, conquistando il secondo posto. Sono state diramate le convocazioni invece per gli atleti che rappresenteranno l'Italia ai campionati del mondo cadetti e giovani, in programma dal 6 al 14 aprile. Fra i convocati figurano due atleti pugliesi, entrambi nella sciabola under 17, che hanno ben figurato nella rassegna continentale che si è svolta a Foggia. Si tratta di Emanuele Nardella, vincitore della medaglia d'oro, e di Gaia Carella, che ha portato invece a casa due bronzi. Chiudiamo con un appuntamento: la stagione Fatti ad Arte di Musicalis Daunia torna ad ospitare nella sua unica esibizione italiana per il 2019 Cordelia Pao, violinista cino-canadese in grande ascesa nel nord Europa e che attualmente è concertmaster della Rotterdam Sinfonietta. Sabato 6 aprile suonerà al Teatro Garibaldi di Lucera in trio con Andrew Wright, pianista impegnato in concerti sia negli Stati Uniti che in Europa, e con Francesco Mastro Matteo, violoncellista, docente di musica da camera al Conservatorio Giordano di Foggia, sede di Rodi Garganico, nonché direttore artistico di Classical Music for the World di Austin negli Stati Uniti e di Musicalis Daunia, progetto dell'Associazione Amici della Musica Paesiello di Lucera e dell'Opera BVS di Foggia. Con questo appuntamento chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi lasciamo alla nostra programmazione. Arrivederci.